L'aria si capisce da subito quando già di buon mattino si addensa la protesta fuori dalla Camera dei Deputati. Tessere del PD bruciate, cori che inneggiano a Rodotà che si fanno sempre più ritmati. Catene umane, tam tam che cresce. E Franco Marini al primo scrutinio non ce la fa. Pardon, Marini 521. Solo 521 voti, ne servivano almeno 672. Sulla carta ce ne dovevano essere di più. Il candidato frutto dell'accordo fra PD, PDL e Scelta Civica viene invece affossato, in modo smaccato, da 224 pallottole amiche. 240 preferenze vanno a Rodotà, 41 a Chiamparino e sono i renziani. 104 schede bianche e 15 nulle, con qualche lazzo come il voto a Valeria Marini e quello al Conte Mascetti, copyright, il film Amici Miei. Nel PD il malumore cresce come aumentano le facce perplesse, mentre Grillo canta vittoria e il PDL si interroga. Fasi concitate. Renzi, il più contrario alla candidatura di Marini, fa sapere che viene a Roma per parlare con Bersani. Bersani dice non mi risulta, ma nessun problema a vederlo. Caos mentre parte il secondo scrutinio. Stavolta si fa più in fretta. 230 voti per Rodotà, in crescita Chiamparino con 90, 38 per D'Alema e solo 15 per Marini e 13 per Prodi. Di nuovo nulla di fatto. Si capisce che mentre impazza il toto soluzione del ginepraio comincia a delinearsi l'interesse ad arrivare al quarto scrutinio, quando basterà la metà dei grandi elettori più uno per eleggere il capo dello Stato. Il PDL ribadisce Marini, lui, l'ex presidente del Senato, è ammaccato ma non cede e non fa un passo indietro. Un'altra lunga notte e un altro lungo giorno e il quarto scrutinio si avvicina. Iana Gagliardi, Sky TG24.